Maria Nives Manara. Parte con il fratello disegnando fumetti, ma poi prende una strada tutta sua. Oggi scopriremo qual è stata e qual è ancora oggi questa strada. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Tre Chiacchiere con. Oggi siamo con Nives Manara, grazie mille per aver accettato. Grazie a lei. E soprattutto per la pazienza, per tutti i problemi di collegamento che ci sono stati durante i vari tentativi di questo collegamento. E, ho scoperto delle cose andandomi a documentare, cioè, clamoroso, c'è cioè un impegno su tantissimi fronti, al di là del disegno, ma guardia zoofila e venatoria dell'Ente Nazionale Protezione Animali, è stata responsabile dell'Ufficio del Tutela Animali del Comune di Verona, collabora con Greenpeace. Sono stata anche consigliere del comune di Verona, consigliere comunale proprio. E c'è cioè un impegno a 360 gradi proprio. Sì, diciamo che oltre che un impegno personale a 365 gradi, sono un po', sono sempre mossa dalla curiosità, per cui continuo a provare strade nuove, sempre tornando comunque sempre al disegno dopo col Certo. capochino cosparso di cenere, perché non riesco a rinunciare al disegno. Ci ho provato tante volte perché è anche molto faticoso vivere con il disegno, nonostante sia il mio lavoro, perché per lunghi periodi non è che si guadagni. Per cui Certo. se si tolto i mostri sacri, che potrebbe essere uno mio fratello, gli Esatto. altri fanno fatica. Io ho faticato tutta la mia vita, tutta la mia esperienza lavorativa a fumetto, diciamo, e di illustratrice, ho fatto fatica. Però non ho mai rinunciato, ho divagato, diciamo, ma non rinunciato. Ok, come parte questa passione per disegnare, per illustrare, per disegnare? Non lo so, è proprio innato secondo me, cioè non ne puoi fare a meno. E di fatto noi in famiglia siamo anche tanti fratelli, eravamo in sei fratelli e solo io e mio fratello Milo sappiamo disegnare e abbiamo questa voglia di continuare a disegnare nonostante tutto. Non ce lo spieghiamo nemmeno noi, a dire la verità, il perché abbiamo questa pulsione per il disegno. Lui dice che, per esempio, non saprebbe che altro lavoro avrebbe fatto, e forse nemmeno io, perché di fatto tutte le cose in cui io mi sono impegnata non le facevo per lavoro, le facevo per passione, mentre il fumetto è proprio anche l'illustrazione è proprio il lavoro che mi sarei scelta, e non lo Ok, so e, ma perché. quindi anche gli studi sono partiti pensando di Sì, fare questo lavoro? io ho fatto il liceo artistico, che Ok. non ho finito però, perché poi mi sono sposata e sono andata all'estero per un periodo di 10 anni. Sono andata all'estero girando per il mondo, non stando sempre nello stesso posto, anche più di 10 anni, quasi 12. Dopodiché Wow, sono che non tornata è in Italia. facile. Non è Prego. una bellissima esperienza, ma non è facile. No, io ho seguito mio marito che era dirigente di cantieri delle ditte italiane all'estero, e ci fermavamo 2 o 3 anni in vari posti, tanto in Ok. Africa, tanto alle Filippine, tanto anche negli Emirati Arabi. Eh sì, immagino anche perché mia sorella vive lì e ci sono le nostre aziende costruttrici che sono tutte nostre, quelle che operano negli Emirati Sì, Arabi, nelle grandi costruzioni. infatti siamo ancora, facevano dighe, facevano centrali elettriche,
Beh, naturalmente nell'Arabia Saudita no, le dighe perché non hanno neanche fiumi, però in certo. Africa soprattutto là facevano Certo. le dighe, che E chissà tutti come questi. mai. Prego. Sì, scusi. No, prego, scusi, ho interrotto. No, mi sono sempre chiesta comunque come avrebbe cambiato, come avrebbero cambiato il clima e il territorio, quelle cose che noi costruivamo. Ero molto perplessa su tutta la faccenda. Certo, perché se uno devia o blocca il corso di un fiume, sicuramente va a vantaggio di qualcuno, ma probabilmente c'è il rischio che possa danneggiare qualcun altro. Certo, diventava Eh lago, certo, la foresta. eh certo. Esatto. Ma tutti questi popoli, queste culture hanno poi influito nel suo disegno, nel suo modo di disegnare, di presentare? Sì e no, nel senso che purtroppo io vivendo lì ho visto, non, in genere io tendo a disegnare la bellezza, diciamo, no? E proprio perché tutto sommato io stavo benissimo com'era lì, però consideravo che era giusto che non parlare di loro, cioè mi sembrava quasi di sfruttarli. Per cui Certo. sono sempre partita per la tangente per altre cose, che Ok. non erano i popoli di lì, perché avevano un'innocenza, soprattutto nei posti. Io sono stata molto in Zambia, giù sotto Ok. l'equatore, e lì è ancora molto vergine, era molto vergine, parlo di 30 anni fa, 40, adesso non è più niente, credo, non lo so, perché c'erano Certo. molte influenze esterne che purtroppo rovinavano tanto, senza Però dargli insomma. quello di cui avevano bisogno. Se facevano qualche cosa era per sfruttamento, secondo me. Sempre, avevano sempre un secondo fine. Sì, non credo che l'azienda sposti mezzi, macchinari per andare poi lì e per non guadagnarci o per non un tornaconto. Certo, a loro non restava poco o niente. Adesso, soprattutto adesso, c'è la Cina, mi hanno detto che sta facendo massacri. Già a quel tempo aveva iniziato in Tanzania. E io c'ero restata molto male, avevano fatto una ferrovia che non aveva vagoni passeggeri, aveva solo carichi merci. E ci chiedevamo il perché. E hanno disboscato foreste intere, allagato e fatto risaie e portavano via tutto il riso. C'erano le navi nel porto di Dar es Salaam, dove era proibito anche filmare. E questa ferrovia faceva solo quel tragitto lì, risaie. Porto di Dar es Salaam. Adesso hanno detto perfino che hanno costruito delle città fantasma completamente vuote in previsione di un futuro in cui loro potrebbero andare a abitare. Cioè è una cosa sconvolgente quello che sta succedendo in Africa, quello che succedeva prima è sempre stato un continente sfruttato da tutto il mondo, da tutto il resto del mondo. La cosa incredibile è Quindi. sentirlo ancora nel 2022, Anzi, perché non parliamo del. è un altro tipo di Esatto. sfruttamento rispetto allo schiavismo, diciamo, però è ancora schiavismo. Esatto. Perché Esatto. basta pensare Però. alla Nigeria e a tutto quello che per il petrolio, che lei sarebbe ricca, invece sono poverissimi, vabbè. Certo, però lei dice no, non li ho disegnati, non li ho presi come modelli proprio perché sennò mi sembrava di sfruttarli e mi sembra una filosofia perfetta. Ma questo poi le ha lasciato dentro qualcosa che poi inconsciamente magari poi quando magari disegna chi è più in difficoltà, magari inconsciamente le viene fuori? Come sul disegno, no, mi ha lasciato una filosofia di vita che è una forma di fatalismo. Per quanto riguarda il disegno, non ho subito influenze, anche perché loro non hanno questo tipo di cose, no, almeno a quel tempo non ce l'avevano, non avevano Certo. il disegno come disegnato. Come fumetti, quelle cose lì. Un poco si sentiva parlare in Angola, ma erano i cubani che erano venuti a quel tempo
che loro per tradizione proprio tutti i popoli, anche la Cina, usa il fumetto come veicolo per veicolare notizie al popolo proprio, perché è il sistema Ok. migliore per quelli che non sanno leggere il fumetto, tutto sommato. E Un questa è po' anche. una bella Sì. lezione per chi magari denigra il fumetto come forma di comunicazione d'arte. No, che poi adesso sia sublimato, diciamo, e sia diventato proprio arte, ma popolarmente anche da noi una volta, io che ho fatto le scuole subito dal 54 in poi, mi sembra, e c'erano ancora i manifesti nella mia scuola elementare. E che invitavano i bambini a non raccogliere le bombe perché c'erano ancora le bombe o giocattolo in giro, no? Della guerra, Certo. e molti bambini ci lasciavano le mani. E era proprio un manifesto fatto a fumetti. Io me lo ricordo come se fosse adesso, perché era immediato, cioè Certo. anche i Tazebao cinesi, per dire, erano tutti fumetti. Quando si voleva arrivare velocemente al popolo, era un fumetto, perché non Certo, sapevano leggere, per l'immagine. cui Certo. l'immagine. Esatto. Sì, Beh, e quello. quindi dopo questi 10 anni che lei è tornata, più di 10 anni che è tornata in Italia, è stato un po' un ricominciare, cioè un Sì, ripartire, un reinventarsi. infatti tutte le volte, perché io ho iniziato che avevo 16 anni a scuola, quando mio fratello Milo faceva Yolanda Dalmaviva. Io ho cominciato con lui. Ho Ok. cominciato con lui, facevo qualche matita, facevo gli ambienti, e io avevo 16 anni. Lui, avendo 8 anni più di me, era già abbastanza grande. Aveva già fatto Genius, per esempio, che io ero troppo Ok. piccola per poterlo fare ancora. E invece Certo. ho cominciato con lui, con Yolanda Dalmaviva, e per 4-5 anni ho fatto Yolanda Dalmaviva, dopodiché appunto mi sono sposata e sono andata via. Quando sono tornata, lui stava già facendo altre cose, si era già aveva, la suo, il suo lavoro era già evoluto. Aveva fatto altre cose personali e io ho cominciato a fare anch'io allora le cose mie personali. E le prime uscite sono state su Corto Maltese della Rizzoli, La donna delle nevi. che ho disegnato una storia dedicata alle Filippine in quel caso, ma sempre visto con gli occhi nostri, no, non di personaggi di là. Ok, quindi I love you, Sinta Talagan Talagan Talaga. Talaga, che vuol dire ti Ok. amo in Tagalog, che è la loro lingua. Ah, questo non lo sapevo, ho imparato un'altra cosa. È una canzone loro, è un ritornello di una canzone che cantano loro, perché mescolano spesso delle parole in inglese, però che ti sembra quasi inglese, ma dopo in realtà ti accorgi che è un inglese un po' maccheronico. Parlo anche lì. Dell'83, per cui sono passati un bel po' di anni. Sì. Quindi qualcosa comunque ha portato dietro, dai Sì, viaggi. Esatto. da là sì, dalle Filippine sì, perché erano già diversi rispetto all'Africa. L'Africa erano meno innocenti, diciamo, cioè meno. Erano già un po' sulla strada, un po' degli americani, quelle che avevano avuto, c'erano lì le basi militari americane, per cui avevano tutta un'altra mentalità rispetto alle mie frequentazioni africane. Più maliziati. Un Sì, se si può parlare di malizia, pochino perché di più. poveretti se la prendono Certo. sempre. Certo. Anche loro non è che abbiano delle grandi fortune con le loro malizie. Vero. Difatti, vanno in giro, devono anche loro emigrare, andare sempre in posti altrove perché non,
non hanno pace i popoli quando sono gentili con noi. Questa è una frase pesante, vera e pesante, è vero assolutamente. E poi c'è stata la donna delle nevi? Sempre, sempre tutto lì. Un Corto Maltese. Ho fatto parecchie storie lì per Corto Maltese, anche perché a un certo punto prima ho sempre disegnato su mie sceneggiature. Poi per qualche tempo ho disegnato su sceneggiature di Franco Ressa, che erano storie brevi, ne devono aver fatto 3-4 di quelle che adesso ormai non mi ricordo. Teresa Zandler? Sì, mi sono sono quattro, sempre su Corto Maltese. Macbeth africano, Massawa, Dogali e Balfour. Sono quattro. E quello erano un po', cioè c'erano, erano per sempre per Corto Maltese. Dopodiché io ho disegnato anche per il Corriere dei Piccoli, che era già diventato Snoopy a quel tempo, che erano dei personaggini tanto simpatici, solo che sempre inventati da me. E anche per quello che era il Corriere dei Ragazzi, che era diventato Courier Boy, mi sembra che si chiamasse. Ho scritto una storia anche per quello, disegnata e scritta. Dopodiché, cosa ho fatto? Mi sono inventata, nel frattempo avevo anche disegnato altre storie, tipo la foresta per la comunità europea, avevo fatto un libro illustrato che faceva parte di una serie di libri che ogni stato che era affacciato sul mar Mediterraneo aveva un libro dedicato a noi, erano intitolati La foresta ritrovata, e era proprio della comunità europea come incentivo a rimboscare, che però per quanto ci riguarda l'Italia era dedicata a Venezia, in particolare alla costruzione di Santa Maria della Salute, della Madonna della Salute, perché avevano utilizzato il bosco, ma in una forma intelligente, modificando prima i rami con dei pesi per poter tagliare meno alberi possibili, perché la Repubblica Serenissima di quel tempo ci teneva agli alberi, perché loro non ce l'avevano, e non ne avevano gli alberi a Venezia, e dovevano continuare a prendere in appalto delle foreste altrui, come la Val di Genova, che di per sé aveva questi pini altissimi che servivano per gli alberi maestri, che l'hanno rasa al suolo. La Val di Genova non c'aveva più alberi poi. Il nostro problema. Dopodiché sono tornata appunto a scantinare, e sono andata a fare per 5 anni il consigliere comunale, e facendo però illustrazioni per libri, cose minori, insomma, cioè ne avrò fatti 200. Per non perdere, non perdere comunque il contatto con il disegno. Sì, il contatto, cioè no, quello era irrinunciabile. Dopo finiti i 5 anni di consigliere comunale, ho fatto 5 anni come dirigente dell'ufficio tutela animali del comune di Verona, perché io sono animalista, sono vegana, cioè io sono animalista proprio dura. Ok, no, beh, no, non è una cosa negativa, nel senso, no, l'amore fiore all'occhiello. Esatto. Sono venuta in contatto con le varie associazioni, che quando c'è bisogno di qualche cosa, adesso ormai sono un punto di riferimento, che ogni tanto mi chiamano, hanno bisogno di qualche disegno per qualche campagna, sempre disegnato, addirittura su un Corto Maltese la copertina finale era un mio disegno per Greenpeace proprio. Sì, lei collabora anche con Greenpeace per la tutela delle balene. Adesso ormai no. Ha collaborato? Sì, ho collaborato a suo tempo.
e anche con la Lega Antivivisezione, con la LAV. La LAV ultimamente ho fatto un altro fumetto per bambini, perché all'inizio facevo io, che c'era un giornalino che era piccole impronte, solo okay. che non posso mica badare a tutto. Poi ci sono questi ragazzi emergenti che hanno più il disegno consono ai bambini rispetto al okay. mio. Il mio, secondo me, non è un disegno da bambini. E ormai i bambini sono orientati verso un po' verso quel disegno tipo manga, quelle cose lì, che è più immediato, no? E anche se io credo che la bellezza sia fruibile da tutti, arrivi a tutti, cioè un sì, bel disegno, certo, poi arriva a tutti, certo, però sono troppo, ogni stagione ha il suo frutto, e secondo me i bambini, guarda, prevedo mio nipote che ha 8 anni, e lui addirittura ridevo l'altro giorno perché dicevo, perché hai Minion, no cos'è quel, sì? quel gioco Microsoft, ma non so Minecraft, come si chiama, Minecraft, Minecraft, che è tutto a pixel, no? Sì. Tutto fatto, e dico, tra un poco ritornerete a fare quello che giocava a tennis, plim plom, plim plom, perché è tutto a quadretti, non si capisce niente. Io gli è ho vero. Detto, pensare, dico, in mezzo, cioè, ci sono state di quelle raffinatezze che si andava sempre con il cartone animato, oppure anche con i giochi, a cercare di che sia più simile alla realtà possibile, invece lì è tutto quadretti. Dico, cioè, proprio ieri sera ridevamo di questo. E dico, tutta la nostra fatica per cercare di farsi... di allontanarci dal Pong, che era il primo... Dal Pong del tennis. Dico, eccoci qua, stiamo ritornando indietro, tutto a quadretti. È vero, però non so se lo sa, che Minecraft è stato comprato da Microsoft qualche anno fa, sì. Che lo usa a scopo didattico nelle scuole di tutto il mondo, proprio per la semplicità e per l'immediatezza della grafica, lo usa con i bambini anche a scopo didattico in tutto il mondo. È esattamente come veniva usato una volta il fumetto, allora, cioè ritorniamo... Esatto. L'immediatezza del fumetto che è percepibile da tutti. Esatto. Sì, non a caso, esatto. Anche Yolanda de Almaviva, tornando indietro, quel tipo di fumetto lì che era chiamato il fumetto da militari, no? Una volta, perché ce l'avevano, erano quello che leggevano più popolarmente, diciamo, il fumetto, certo. Di quel tipo. Certo, che però cioè il fumetto nasce come mezzo popolare, quindi certo. Poi si può anche elevare più, però secondo me il fatto che rimanga saldamente con le radici nella diffusione popolare, secondo me è fondamentale. Sì, sì, è che purtroppo, cioè non purtroppo, ormai bisogna anche badare un po' all'elite, diciamo, di fare delle cose di elite, perché in quel senso del popolare è stato un po' soppiantato dalle serie televisive anche, cioè a questo punto, invece di andarsi a comprare il fumetto, guardano le cose in televisione, che le basi delle storie pressappoco sono sempre le stesse, un po' soprattutto quelle storiche. Se noi andiamo a vedere le serie, addirittura mi sembrano molto più lente, sarebbero più immediate il fumetto, una sceneggiatura delle serie, diciamo, facendo nomi di Netflix, sono fin troppo lente rispetto a quello che potrebbe essere una sceneggiatura di fumetto. La trovo, beh, ma lì c'è molto... la voglia di farla durare il più possibile. Sì, infatti lì c'è anche, certo, un'esigenza, naturalmente, che invece in un fumetto deve concludersi, perché ormai le cose appuntate a fumetti non esistono più. Comunque su questo l'America insegna tanto, perché i suoi supereroi, i Superman, tutte quelle cose lì, nati tutti dai fumetti, sono diventati tutti film adesso.
È vero, perché, perché di sì, perché a parte che ci vuole sempre bombardare, purtroppo il fumetto devi andarlo a comprare e leggerlo, sfogliarlo, e ci sono quelli che sono appassionati di fumetti che non rinuncerebbero a questa cosa, no? E ci sono per esempio delle persone che da generazioni leggono Tex Willer, per dire. Sì. Hanno cominciato i loro nonni a leggere Tex Willer, di gente che io conosco, e se li hanno tutti da allora. E per esempio Tex Willer è unico al mondo, secondo me, come, come personaggio, non, cioè non, non c'è altro come lui. E dico proprio mondo perché i vari Superman sono tutti cambiati, sono tutti cambiati, addirittura adesso c'è il figlio di Superman che l'hanno fatto diventare omosessuale o bisex, non so bene, sì. Ma invece Tex Willer è sempre uguale a se stesso, cioè è un punto di riferimento. Sì, è un punto di riferimento di, che c'è, cioè, la gente, le persone vogliono lui. Perché anche Dylan Dog non è cambiato tanto, facendo un nome a caso di quegli altri, però è cambiato, non è più quello. Difatti, certo. mia figlia, e che lei ha il primo numero, per dire, e adesso lo prende, continua a prenderlo, però continua a dire non trovi più quello che era lui. È c'è un problema, questo è un problema che abbiamo in molti con Dylan Dog negli ultimi anni. Purtroppo. Sì, purtroppo bisogna, secondo me, bisogna continuare probabilmente è solo Tex Willer che riesce a essere se stesso sempre uguale, perché, esatto. Perché è riuscito a attraversare le generazioni, mentre Dylan Dog è più recente, è più giovane, il suo dramma è di essere più giovane. Secondo me, certo. Eventualmente. È vero, è vero. Infatti lì ci sei arrivato, perché questa è una cosa che mi incuriosisce molto. Ma prima stavo guardando che tra le altre varie cose che ha fatto... Ho fatto anche una storia di Dylan Dog. Esatto, questa è una cosa che mi incuriosisce molto, perché guardando tutta la sua produzione, il Dylan Dog è un po'... Esatto, è un po' una cosa... Tra l'altro È stato un capriccio. È proprio mi è venuto, è stata una cotta senile per Dylan Dog che ho preso, e per fortuna difatti è una cosa storia, bellissima. Ho fatto una storia breve, perché non avrei mai retto di fare 115 pagine, perché era proprio un capriccio. L'altro è uno dei color fest che mi manca, devo andarla a recuperare assolutamente, se non altro per la sua storia che è una perla rara. Però ho letto anche che lei ha disegnato anche una storia su Diane Fossey. Sì, sempre per Corto Maltese. Corto Maltese. Sì. Che io non conoscevo, ho conosciuto tanti anni fa con il film interpretato da Sigourney Weaver. Ah, Gorilla nella nebbia, ho scoperto, era vero. Esattamente. E ho scoperto questa storia incredibile di questa donna incredibile. Allora, ci allacciamo con le mie famose 365 donne, che non so se ne ha sentito parlare. Perché ne abbiamo parlato, mi sa, quando ci siamo sentiti. La settimana scorsa il club dell'UNESCO di Verona, appunto quando c'è stato l'8 marzo, ha fatto un evento proprio sulle mie 365 donne come UNESCO, perché le mie 365 donne sono una al giorno, che però non sono ancora finite, sono circa 200, perché le faccio quando okay. ho più tempo. E certo. È una ricerca che io ho voluto fare, perché è partita ridacchiando dicendo che le donne, c'è la famosa frase che le donne, delle femministe, che dicevano vi lasciamo l'8 marzo e ci prendiamo gli altri 364 giorni, no? Okay. E invece sono diventati 365, non li ho più neanche lasciato l'8 marzo agli altri. Esatto. C'è una gamma incredibile
di donne, cioè una gamma, un numero, di donne che hanno fatto delle cose strepitose e che non nessuno le sa, oltretutto. Sempre dedicandosi in tutte le epoche, oltretutto. Io cito, e nelle mie donne non ci sono quelle famose, cioè per esempio non c'è Frida Kahlo, anche se potrei metterle dentro, perché sono certo. Quelle che sempre rispettando la loro bravura e il loro genio, sono quelle che sono state un po' sfruttate, no? Donne, quel tipo di donne, cioè hanno trovato adesso tutto su quella roba lì, allora Scodelle, allora Piatti, allora cioè che quasi hanno snaturato loro, che invece erano tutte le donne che hanno fatto qualche cosa di particolare erano ribelli, non appartenevano, e vedersi usate in maniera commerciale sarebbe proprio un andare contro quello che loro erano. Contro quello che erano, soprattutto perché non parlo di Frida Kahlo, ma parlo di altri personaggi che non sono famosi, grandi architetti che hanno fatto delle cose meravigliose. Addirittura io, sempre per ridere, dico che tutti continuano a parlare di Jack lo Squartatore, che hanno fatto film, hanno fatto fumetti, hanno fatto di tutto su Jack lo Squartatore, e che ha fatto 7-8 vittime, mentre contemporanea a Jack lo Squartatore c'era Anna Maria Cotton, sempre di Londra, che ha fatto fuori una ventina di persone, per dire, nessuno lo sa. Certo. E in modo certo. Terribile, in modo cruento anche lui, anche lei, intendo. E appunto, e quindi sono personaggi che sono praticamente sconosciuti e che hanno fatto delle cose che varrebbe la pena o di ricordare o da dimenticare, perché appunto ci sono dentro le serial killer, ci sono dentro delle pessime ragazze anche, ma comunque erano certo. Divertenti da fare, erano curiose. Questa donna... È l'universo femminile a 360 gradi, quindi. Sì. Nel bene però, e nel male. Ecco, e per esempio, questa sarà una cosa che non vedrà mai la luce, perché era nata per essere messa in una di quelle piattaforme tipo di Grand Found giornaliero, no? Cioè ogni sì. Giorno veniva pubblicata, però mascherata un po', con due indizi, una donna e sarebbe stato che dovevano dare la risposta. Però io, certo. Non essendo tanto tecnologica, anzi per niente, come si è potuto okay. Vedere prima col collegamento che non riuscivo a fare. No, beh, lì è la tecnologia oggi che c'è, che vabbè, ci ha dato conto. Potrebbe essere anche Celsa, che io non ci arrivavo molto facilmente. E avevo bisogno di altre persone che mi facessero questa cosa di metterle dentro, di truccarle, di fare, di brigare. E allora, dopo tutto è finito, perché ci siamo un po' stufati, un po' perché io avevo tanto da fare dell'altro, per cui non potevo stare tanto lì in internet pubblicando ogni giorno qualche cosa per attirare un po' l'attenzione, quelle cose lì. E però ho continuato a disegnarle per conto mio, e perché lì l'unico che si potrebbe pubblicare come dovrebbe essere un quotidiano, perché ha un senso se ne viene fuori una al giorno, perché appunto sono 365 human, che sono come i giorni di un anno, cioè un giorno viene fuori lei con i suoi due indizi su cosa può essere, e il giorno dopo viene fuori la risposta con il suo nome, per dire, e ne viene fuori un'altra nuova. Ma è troppo laborioso come lavoro, però a me piace comunque fare la ricerca, l'ho fatta. E quindi ovviamente ogni donna ha un disegno e delle righe che raccontano la sua storia? No, due indizi su quello che poteva essere, che però non dicono il nome, cioè, il nome doveva essere indovinato, okay. Per dire, era un grande gioco in pratica, perché proprio perché okay. Ci sono delle persone. Però una volta svelata? Prego. Dico, una volta svelata, poi c'erano delle righe che spiegavano la sua storia.
No, perché per poterla indovinare, chi la indovinava, perché io non la svelavo, cioè chi era un darsi un cerca un invitare a andare a cercare chi era. Ah, E ok, perfetto. a quel punto sapevi già chi era. Era perché gli Ok. restasse in mente questa persona. Che non, che perché se no potevo pubblicare come ci sono tanti enciclopedie delle donne, anche online ci sono, ogni tanto esce un libro con le donne famose, con questo, quest'altro, ma non era quello che io volevo fare, volevo proprio andare a cercare nelle pieghe dell'umanità, della storia dell'umanità, queste donne che avevano fatto qualche cosa che non erano riconosciute. Anche, per esempio, c'è la sorella di Mozart, che Capito. era brava quanto lui, e avevano cominciato insieme. Poi, invece, lei, per esigenze della sua, degli anni in cui è Nell'essere donna. vissuta, ha dovuto rinunciare, ha dovuto sposarsi e Certo. rinunciare. Certo. Altra. Quindi sono 200, circa 200 disegni ad oggi. Ad oggi ci sono ancora 200 disegni, non perché manchi il materiale, ma è perché manca il tempo. Perché parallelamente a questo, dal 2019, ogni anno io disegno i ritratti delle donne che sono state uccise per femminicidio L'ho visto dell'anno su prima. Facebook e infatti ci sarei arrivato a questo, ci sarei arrivato subito dopo Ah. perché è un argomento pesante, impegnativo, giusto ovviamente che venga trattato, però dico è scomodo tra virgolette, insomma, nel senso esporsi e parlare di questa cosa con un disegno e con una faccia, un nome e una storia. Sì, difatti io le faccio sempre sorridenti, cioè vado a cercarmi le loro foto in cui sono in un momento felice loro, perché Certo. io voglio ritrovarle così e le ho fatte perché non i monumenti ai caduti con i nomi che non si sa più neanche chi erano e che voglio far vedere che avevano una vita queste qui, cioè. E queste qui erano vive, erano ragazze belle, erano ragazze che avevano vicino a persone, a donne anziane che magari avevano avuto una vita tribolata invece dietro, perché molte di loro avevano già una vita di violenze, e vicino a ragazze che ci avevano creduto e stavano affacciandosi a una loro vita. Che credevano felice, invece avevano incontrato il mostro. Esatto, e Cioè, purtroppo sono tante. quest'anno sono più di 100 Nel 2021? che sono del 2021, e ho Ok. cominciato l'8 marzo e le ho cominciate a disegnare, sono già all'ottava, questa mattina ho pubblicato l'ottava. Sì. Ogni ritratto, ogni disegno fa male. Sì, perché c'è scritto, volutamente scrivo gli anni che avevano, ma scrivo anche come sono morte. Che Esatto. allora, tutti difatti i commenti sono: ma come, ma che violenza, ma incredibile il modo a botte, a coltellate, a questo, a quell'altro, cioè. Sono veramente pesanti come omicidi. E Poi certo, è che una. poi la violenza è condannabile uomo uomo, donna donna, uomo animale, è Certo. condannabile sempre. Però in quei casi ovviamente è un accanimento contro qualcuno che è più debole di te. Infatti, è che hai a portata di mano per sfogarti, è quello anche il Esatto. brutto, cioè non, è qualcuno più debole di te, ma che anzi, addirittura certe volte, secondo me, io ho il sospetto addirittura che siano uomini che
le vedono come rivali perché sono meglio di loro e non riescono a sicuramente affrontare secondo me situazione. Sono esatto, forse ho sbagliato a dire deboli, forse proprio perché sono forti. Sono deboli fisicamente nel senso come parità di impatto, di forza, sì. Ma poi probabilmente sono più forti, ecco perché poi spaventano. Sono più valide, diciamo, di più loro valide. E uccidendo qualcuno più in gamba di loro, ritengono di essere di uccidere il contraltare, insomma, cioè certo. Sono dinamiche. Sono dinamiche sì. Orribili. Come vero, tra l'altro ho letto spesso, molto spesso, sì. Quante c'erano già state denunce, c'erano già state, sì, e quindi quante si sarebbero potute salvare? Certo, c'erano alcune che avevano 8-9 denunce già. Esatto, questa è la cosa che mi fa più arrabbiare. Sì. Sì, perché dopo magari certi li fermano anche, ma dopo li rimollano e prima roba che fanno è anche gli arresti domiciliari. Prima o poi riescono. Prima esatto. O poi riescono. Esatto. Comunque, sì. Io le vedo... Perché, le ripeto, faccio... non è un argomento, non è una cosa... che cerco di esprimermi no. Bene, non è una cosa che uno dice sai faccio questa cosa perché prendo consensi, anzi no, è una cosa esatto e dirò di quindi più, è una... mi avevano offerto di fare il libricino tutti gli anni di queste donne e io non ho voluto assolutamente perché è una cosa personale tra me e loro. E che io voglio che loro vengano ricordate per magari per un giorno, ma con la leggerezza di internet che dopo digerisce, no? Ma non voglio certo. Che restino lì fisse, perché il brutto del ritratto è che lui resta lì, resta, no? E magari anche le persone diventano vecchie, dopo ci sono sempre queste giovinezze fasulle in giro. E lo stesso avevo questa sensazione qui, mentre per le donne 365 sono tutte morte. L'importante è che siano già morte, perché quello che hanno fatto, diciamo. Queste qui certo. Sono state vite che erano... avevano il futuro davanti e esatto. Le blocco in un'immagine allegra, se si vuole, sorridenti, sono tutte sempre sorridenti, ma che non deve restare a mio avviso, per me, cioè perché l'anno dopo tra l'altro ce ne saranno purtroppo delle altre certo non, no non, ma non... perché poi è giusto anche che abbiano la pace dell'oblio di essere sì poi... infatti esatto. Cioè loro ritornano fuori per farsi riconoscere, per dire io sono stata fino al 2021 e basta, e non è giusto che restino oltre il 2021 dopo, cioè le faccio nel certo. 2022 perché c'è tutto l'elenco, no? Certo. Le seguo, non ha senso disegnarle il giorno dopo che sono morte, intendo certo, cioè, certo, ha un certo. No, no, ma è una procedura perfetta. Però dopo non voglio che restino, perché loro dicevano ma cos'hai paura perché c'è l'immagine, hai paura perché no, perché giornalisticamente si può fare, no, dico non è questione che ho paura di aver di rogne perché sono immagini, a parte che sono disegni per cui assomigliano, cioè sono ritratti però sono personalizzati da me, diciamo certo. Ma proprio non voglio che restino, restano nel mio archivio e basta. Addirittura strapperei i disegni, che non ha neanche tanto senso strapparli, insomma. No, è una però mania il mia. Senso è il senso è perfetto, secondo me, nel senso che ti faccio sapere e poi la lascio andare. Sì, questo è e il dopo senso te la lascio andare. Devi esatto. Ricordarla. Devi ricordarla esatto. Oggi e basta. Perché è un simbolo di quello che sta ancora succedendo, perché difatti anche oggi
perché è l'argomento che va tenuto a mente, non la singola persona, è il problema che va tenuto a mente. Certo. Esatto. E io però mi auguro che quello del 365 diventi un volume. Ma quello è difficile però, perché sarebbero 365 donne solo con il volto, no? E anche lì c'è però un indizio anche in un particolare che io metto, oltre che, per esempio, non so, adesso non mi viene in mente nessuno. Vediamo cosa posso mettere. Per esempio, ho fatto Saffo, che c'era la mela perché lei, e ho disegnato una mela per lei, no? Che okay. Saffo diceva la mela sull'albero era stata, e non era perché non era bella, ma è perché non ci sei arrivato, no? Un soldoni, uno dei suoi frammenti più famosi. Sì. E per dire, mettevo due indizi scritti, cioè due, e nel disegno. Non so, non l'hai mica vista tu, nessuna di quelle lì. Io le ho cercate, non sono sul suo profilo? No, sono sulla pagina Maria Nives Manara, che è quella, okay. Che è quella, ma però non so se ci sono lì, a dire la verità. Ah, di tanto tempo fa, sì. Diciamo di un anno fa, dopo avevo smesso, perché i miei lavori, quelli che mi va di pubblicare e che posso anche pubblicare, perché molto spesso non si possono pubblicare perché o che sono in fase di pubblicazione, oppure che sono ancora che sto facendolo, come per esempio adesso sto facendo una storia di 120 pagine di cui non posso parlare. Sto disegnando una storia di 120 pagine che è sceneggiatura mia ma imprestata e di cui non posso parlare. Invece, okay, però bella notizia comunque. Sì, sono arrivata a metà, dunque campo a cavallo. Però c'è una storia che sarà pubblicata, che è già in fase di pubblicazione, solo che si era bloccato tutto per via del Covid, lì che non aveva potuto seguire, certo. Che non è un editore, è una fondazione che l'ha voluta, e okay. che è la Colomba Antonietti, che è quella ragazza che è morta nella difesa della Repubblica Romana. Ok. Che è tanto, è una bellissima storia, perché aveva 20 anni quando è morta, cioè era una ragazza combattente, a differenza delle altre donne che seguivano i loro uomini, tipo... è bella la storia di lei in particolare, e che il suo busto è sul Gianicolo insieme ai vari morti del Risorgimento, no, proprio della Repubblica Romana, che era prima del Risorgimento, qualche anno prima. E questo è in pubblicazione? Sì, questo è in pubblicazione, okay. Però è stata rimandata, ma non per colpa, ha subito 2-3 ritardi e adesso non so, ne ho perso le tracce, dovrò interessarmi. Perché è tanto bella anche come storia della Repubblica Romana. Per me è stata una rivelazione la Repubblica Romana, perché quello che ti insegnano, cioè questi qui, che tra l'altro chi è morto in difesa della Repubblica Romana è morto Luciano Manara, è morto Mameli, che aveva 20 anni, è morto lì, aveva il famoso Fratelli d'Italia, l'aveva scritto, perché lui ha scritto le parole, perché era un poeta, lui era un nobile che si dilettava di poesia. Difatti le sue poesie non sono un granché, onestamente.
se le ho lette proprio perché mi ha incuriosito. È morto che aveva 20 anni, è morto in un modo così sciocco anche lui, poveretto, era stato ferito a un ginocchio di sfuggita e dopo l'hanno operato e tutto, e però avevano lasciato dentro una sfilaccia di quelle, perché avevano la stoppa quando sparavano, no? E sì, è morto di cancrena nel giro di pochi giorni. Così è morto, ma sono morti quasi tutti lì. L'unico che si è salvato, cioè i tre famosi che si sono salvati, erano Nino Bixio, che dopo sono andati insieme con Garibaldi, e forse sì, l'altro lì, quello della Giovane Italia, che non mi è mai, Mazzini, che non mi è mai stato neanche simpatico. Però questi qua si ispiravano alla Rivoluzione Francese, erano riusciti a mandare via il Papa. Era scappato a Gaeta lui ai Borbone, e avevano cominciato a dividere tutti i cosi, tutti le proprietà della chiesa tra i poveri, vero? Cioè avevano tutte le proprietà terriere, le avevano divise in pezzetti e le avevano dati alle famiglie da coltivare per se stesse. E anche gli stabili avevano aperto perché c'era la gente che non aveva casa, cioè alla difesa della Repubblica Romana c'era il popolo. È stata incredibile per me quella storia, e l'ho scritta io. Per cui ogni volta che scrivo qualche cosa faccio una ricerca che mi si allargano dei mondi che io non conoscevo. Certo. Bellissima come cosa. E quindi sono molto curioso di questa storia che adesso verrà pubblicata, sì, prima o poi verrà pubblicata. Sono molto curioso anche di quella da 120 tavole, che mi incuriosisce molto. E secondo me il libro con le 365 donne, con il disegno e gli indizi, e poi magari dopo 6 mesi lei su internet pubblica le soluzioni. E uno c'ha tempo, sì, 6 mesi per andarsi a trovare. Si potrebbe fare forse un indice ragionato con i nomi, però viene fuori un libro alto 360, no, metti in metà perché sono fronte e retro, però viene fuori un libro alto un cubo praticamente, perché sono troppe. Ma sarebbe bellissimo, però, ma sarebbe bellissimo. Bisognerebbe trovare l'amatore. Tanti. Beh, ma secondo me nel momento in cui sarà completato, secondo me un'operazione come questa, secondo me avrebbe un successo clamoroso per il tema, per il suo nome, per il tema e per il gioco tra virgolette che può scaturire, sì, dopo. È che io non penso, ma cioè non sono, quando faccio le cose le faccio per mia curiosità, no? E dopo le lascio anche perdere, ne ho parecchie di storie che non ho mai proposto, perché mi rompe tanto andare a proporre, è una roba. Una volta che io mi sono liberata dalla necessità di tutti i giorni di mangiare questo e quell'altro, non è che mi non ho neanche l'orgoglio, forse un po', che magari spinge qualcuno a pubblicarsi a proprie spese libri e cose del genere, no? Ci sono tanti che scrivono, soprattutto più che disegnare, che si pubblicano a proprie spese libri. A me non interessa niente di avere il libro. Una volta che io le ho fatte, potrei anche andare, perché è purtroppo. Ma il mio, infatti, era un discorso egoistico. Il mio era un discorso egoistico da lettore. Sono io che da lettore vorrei che fossero pubblicate. Speriamo che allora riesca a finirle intanto. Esatto. Poi vedremo. Esatto. Esatto. E io la ringrazio enormemente perché è stato una bellissima chiacchierata, e per il tuo impegno sotto tantissimi, una serie infinita di fronti ad aiutare chi ha bisogno, perché poi io avevo letto anche di un progetto per l'integrazione dei bambini rom. Ah sì, quello è un'altra stato delle cose uno... che mi ha dimenticato.
dei lavori che, sì, che avevo, avere come partner era del MLAL, che era il Movimento per l'America Latina, che qua a Verona è abbastanza forte, che si occupa di immigrazione, ma anche si occupa di assistenza. Adesso ormai no, siamo travolti da un sacco di cose, ma una volta avevamo anche il tempo di occuparci degli zingari, intendo, cioè adesso siamo veramente sopraffatti un po' dalle necessità che c'è, perché il mondo è in movimento. Una volta io li chiamo affettuosamente zingari, perché ho Certo. delle amiche proprio che mi sono restate da quando ho fatto quel disegno lì, perché sono andata proprio anche un disegno, erano tutta una serie, una storia che toccava alcuni punti fondamentali, e era fatto per le scuole. Purtroppo era forse troppo moderno, nel senso che allora internet non era ancora così, perché solo in internet non è cartaceo quel lavoro lì, Ah, non è mai stato cartaceo, era solo da proporre online, era futurista per quel tempo che è stato fatto. Eh sì. E siccome che era della comunità europea, con il patrocinio della comunità europea, esigeva che ci fosse del partner di un altro stato, no? E per quel lavoro lì c'era stato il patrocinio come partner della Fondazione Anna Frank, proprio contro Infatti il l'avevo razzismo. letto, Per cui io l'avevo. mi ha commosso fino alle lacrime quando me l'hanno domandato, gliel'ho fatto subito in un fiato. Esatto, E da esatto. allora mi sono Infatti, restati proprio parecchi amici rom. esatto, ma infatti chi la conosce o chi legge la sua storia e quello che ha fatto e che fa, non può avere dubbi sull'accezione del termine che ha usato, insomma, quindi assolutamente. E, quindi io spero che una parte, tutti questi progetti prima o poi riescano a vedere la luce da lettore, da appassionato di. Sì, spero. Beh, sì, io proprio non seguo tanto dopo la pubblicazione, che è un peccato, perché magari veramente c'è qualcuno che gli interessa. Cioè, è molto egoistico da parte mia quello di dire: vabbè, io ti ho fatto, adesso non mi importa più, non ti riconosco più. E soprattutto addirittura quelle che sono state pubblicate, non mi appartengono ancora di meno, diciamo. Ormai sono Io figli non degli la vedo come altri. egoismo, io non la vedo come egoismo, la vedo come una forma di arte pura. Cioè, l'arte è un bisogno di esprimersi. Nel momento in cui lei ha soddisfatto il suo bisogno di esprimersi, poi quello che è dopo è come se non la toccasse più. E quindi credo che sia forse la versione più alta dell'arte, insomma, che. Grazie di questa interpretazione che mi fa onore. Eh no, assolutamente, credo che sia questa anche perché dallo spirito Sì, forse con il quale lo dice, è certo. inconsciamente seguo questa strada praticamente. Esatto, quindi a maggior ragione complimenti, non vedo l'ora di vedere questa storia da 120 tavole, Speriamo quando che venga arriverà, fuori. A questo punto non vedo certo. l'ora di vederla neanche Sì, io. Me la sono anche dimenticata. e anche questo 365, spero prima. Poi in Vedremo. conclusione, poi verrà pubblicato. Nel frattempo, la ringrazio enormemente per la pazzia, né prima del Niente, grazie, è collegamento stato e nell'ambiente piacevole. della chiacchierata. È stata una piacevolissima da parte mia. Grazie mille. La ringrazio, arrivederci.